273, maggioranza 136, senatori votanti 271, senatori favorevoli 159, contrari 112, senatori astenuti 0, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge. Ho visto troppe persone piangere, ho visto i cittadini inveire esacerbati contro i nostri politici, ho visto docenti disperati tentare di barricarsi dentro il Senato, ho visto quanto la cattiva politica possa essere distante dai cittadini. Oggi si è votato al Senato il maxi emendamento sulla scuola. Raggiungo i miei colleghi. Ci abbracciamo, ci salutiamo, facciamo qualche battuta. Salutiamo quelli che entrano in Senato e siamo pronti per unirci al corteo. Ma non riuscivo ad allontanarmi, come una mamma in attesa che la propria figlia partorisca. Esce qualche senatore per chiederci chi vuole entrare. Vorremmo entrare tutti. Sentivo che in quel palazzo si giocava la mia vita. Entro. In silenzio prendiamo posto, sono in prima fila, insieme alle mie amiche Masha e Margot. Il presidente Grasso ci annuncia. È tutto di velluto rosso e legno. Tra me e me penso, sembra un teatro. Guardo giù, mi sembra che la senatrice Puglisi ci saluti e risponda istintivamente, ma no, non è un saluto. Mi sta dicendo di smammare. Possibile. Mi guardo intorno e qualcun altro fa lo stesso gesto. Rimango impassibile. Se do loro fastidio, è il posto giusto. Aspetto. Cerco di capire. Vicino a me c'è un poliziotto, giovane, un ragazzo moro, elegante. 5, forse 6 commessi. Si inizia a votare. Una lunga sequenza di sì. Chiamano Napolitano e risponde sì, ma come un partigiano. Guardo spaesata verso Sel. Sotto di me Movimento 5 Stelle e Lega. Ad uno alla seconda chiamata dicono no. Ma non basta, non è sufficiente. Alla fine ci alziamo, iniziamo a gridare «Vergogna!». Veniamo strattonati e allontanati. Fuori dall'aula mi sento male. Quel poliziotto mi abbraccia e un ragazzo mi tiene stretta e mi sussurra «Maestra». Questi non sanno cosa significa soffrire. Esco. Se qualcuno in quel momento mi avesse detto «Occupiamo il Senato!», sarei rimasta, anzi forse l'ho detto, «Io da qui non mi muovo!». Ero seduta sui gradini, tremavo. Si riavvicina quel ragazzo, mi prende la mano. E poi Masha, «Patrizia, andiamo!». Li seguo, non ho più voce. Solo tante lacrime. Penso alla mia vita, penso al senso della vita di mio figlio. Mi sento ancora una volta di aver fallito, di non aver saputo far rispettare i suoi diritti e di non avere i mezzi economici per sostenere la mia famiglia, gli studi, le terapie, il mutuo. La mia intelligenza, le mie lauree, corsi di formazione, master, la voglia di mettere a frutto la mia esperienza, l'impegno civico, i sogni, le speranze, niente. Tutto alle ortiche. E poi arriva la beffa, denunciata dal mio ex partito. Grazie, grazie PD. Un'insegnante di sostegno precaria della Repubblica Italiana. Il voto di fiducia espresso oggi dal Senato è stato un atto di grande violenza istituzionale che ha impedito il dibattito, prima in commissione e poi in aula. E ha consentito il passaggio di un disegno di legge che altrimenti non avrebbe ottenuto l'approvazione. Se il Presidente del Consiglio pensa di aver vinto la guerra, si sbaglia di grosso, perché il mondo della scuola si batterà con tutti gli strumenti consentiti dalla legge affinché questa riforma incostituzionale venga cancellata. Il governo e il PD hanno oggi consumato uno strappo insanabile con gli insegnanti, una frattura che sicuramente avrà conseguenze sul piano elettorale. Il 7 luglio, data fissata per l'ultimo passaggio parlamentare, scenderemo ancora in piazza tutti uniti a gridare a gran voce il nostro no alla riforma.